Jukebox, una magica invenzione. Jukebox, pochi soldi, una canzone. Jukebox, un gettone, la felicità. Jukebox, una magica invenzione. Jukebox, pochi soldi, una canzone. Jukebox, un gettone, la felicità. Bentornati a un nuovo episodio, il secondo episodio di Radio Praxis Jukeboxing. Io sono Davide Scorretti e con me Matteo Efrati. Ciao Matteo. Ciao ragazzi, ciao Davide. Oggi episodio molto bello, molto particolare, lo dedichiamo alla trilogia di Berlino di David Bowie, e una trilogia appunto che ha definito un po' dei standard musicali dell'epoca e soprattutto dei tempi a venire. Registrare in un periodo molto particolare anche dal punto di vista storico, no Davide? Assolutamente, perché ci troviamo nel pieno della Berlino divisa dal muro. Ovviamente Bowie partecipa attivamente alla splendente vita culturale della Berlino dell'Ovest, ma prima di andare a Berlino vediamo come ci siamo arrivati e direi proprio di cominciare questo nostro percorso. Assolutamente sì. Bowie arriva a Berlino dopo un periodo molto travagliato. In particolare lui arriva dal suo ultimo album, che è Station to Station del 1976, in cui è ancora in qualche modo preso dal personaggio del Duca Bianco, che è forse il personaggio più famoso di Bowie. E in quel periodo in cui comunque lui ha un grande successo, sono usciti due singoli dall'album che sono comunque molto famosi, che sono Fame e Golden Years, ma è un periodo per lui molto travagliato, in quanto è totalmente dipendente dalla cocaina, ha degli enormi problemi nel suo matrimonio che sta lentamente tracollando, e oltre a questo sta subendo delle accuse di fascismo da parte della critica, dei fan e comunque da parte dei media. Proprio per far fronte a questo problema, a questi problemi che aveva, in particolare alla dipendenza di cocaina, si trasferisce inizialmente in Svizzera, dove si appassiona ad arte, in particolare a Ginevra, va a visitare diversi musei e visita diverse mostre, e appunto si sposta poi a Berlino, dove anche qui coltiva la passione per l'arte e anche per la musica del posto, e in particolare la musica di quel periodo con il krautrock dei Kraftwerk e dei Neu. Certo, che hanno qualcosa in particolare, e cioè hanno un nuovo modo di fare musica, una musica che va non solo verso la sperimentazione linguistica, la sperimentazione dei testi che si fanno sempre più rarefatti, astratti, ma vanno verso la musica elettronica. E la musica elettronica, come quella che state ascoltando in sottofondo, questo è uno dei brani strumentali che caratterizzano la seconda facciata del primo disco che andiamo oggi a raccontare, cioè Low, ha un padre spirituale questa musica elettronica, e cioè il produttore Brian Eno, musicista con una carriera incredibile, ha lavorato poi anche oltre a David Bowie, Iggy Pop, U2, i Talking Heads, ma sono moltissimi i brani e gli album che poi sono entrati nell'Olimpo della musica, che sono stati prodotti da lui. E Bowie arriva a questo incontro al minimo storico, e dirà infatti Matteo di cominciare a parlare dell'album Low, anche che non solo diciamo fa derivare il suo nome dallo stato molto basso, non solo emotivo ma anche fisico, di depressione di David Bowie, ma anche dalla necessità di Bowie di avere un low profile, di essere invisibile. E Berlino è una città che permette a Bowie di essere invisibile, anche perché, come dice giustamente Bowie, i berlinesi erano qualcosa di più importante a cui pensare che una rockstar
britannica che arrivava lì per nascondersi. Ma la situazione di Bowie è terribile. Addirittura Bowie ha dichiarato di non ricordare assolutamente niente dell'intera fase di registrazione del 75 di Station to Station, un album che, come diceva prima Matteo, gli aveva portato tanta fortuna, lo aveva portato in giro per il mondo con una tournée nella quale lui però era sempre tra i fumi dell'alcol e soprattutto della cocaina, questo grande nemico di Bowie che lo porta a trasferirsi a Berlino e a provare a combattere questa dipendenza. Berlino, certo, come tutti noi ricordiamo, noi ragazzi dello zoo di Berlino, tutto il mondo che gira intorno alla capitale tedesca è quella dell'eroina. Grazie al cielo il nostro Bowie non è interessato a questa droga, è più interessato alla musica e riesce piano piano a disintossicarsi. David Bowie, che tra l'altro, Davide, si trasferisce con il suo amico Iggy Pop, anche lui assolutamente con enormi problemi di droga in quel periodo. Devo dire che probabilmente trasferirsi nella capitale dell'eroina col senno di poi forse non è stata la scelta più azzeccata, però come dicevi sì, giustamente per Iggy Pop no, diciamo proprio di per Iggy Pop no, assolutamente no, però David Bowie fortunatamente almeno lui non era interessato all'argomento. Volevo aggiungere solo che David Bowie ascoltava già Brian Eno prima di conoscerlo nel 76 ed era ossessionato dal suo disco Discreet Music, che è appunto dell'anno precedente, del 75, e quando lo incontra decidono immediatamente di collaborare già nell'album del 76 di Idiot di Iggy Pop, che in qualche modo è l'inizio non ufficiale, se vogliamo, della trilogia di Bowie, che, come diceva prima Davide, inizia proprio con Low. Low, che appunto inizia questa trilogia, e troviamo inizialmente un Bowie completamente privo di ispirazione, completamente annientato appunto da questa sua dipendenza dalla cocaina, comunque anche emotivamente instabile a causa del rapporto complicato con la moglie Angela, e queste tematiche le troviamo in particolare nella canzone che passiamo ora, che è Sound and Vision, che probabilmente è la più famosa dell'album, è una di quelle che si sente più spesso in radio, comunque nei programmi specializzati. Waiting for the gift of sound and vision.
sound and vision. Drifting into my solitude. About sound and vision. Allora, si ecco, parla della, esatto, di suono e visione, come un po' vi avevamo anticipato prima. Rispetto al Bowie al quale il pubblico era abituato, c'è un netto cambiamento non solo di stile musicale, dal glam rock, da questo quasi swing del sottile Duca Bianco, si arriva a qualcosa di più immateriale ed elettronico. Assolutamente sì, ma è anche immateriale un po' il modo di scrivere i testi di Bowie in questo periodo, in questo album. In particolare, ad esempio, in questa canzone David Bowie parla delle pareti blu che lo circondano, mentre cerca appunto l'ispirazione tramite appunto queste visioni e questi suoni. In realtà le pareti erano effettivamente blu, le pareti della sua stanza, ma nel testo il significato è il significato che gli inglesi danno a blu, ovvero la tristezza, sì, la depressione, da cui anche il famoso Blue Monday, se vogliamo. E quello che appunto vuole rappresentare Bowie nel testo della canzone è questa sensazione di solitudine anche che prova, lontano da sua moglie, con solo praticamente Iggy Pop a fargli compagnia in quel periodo, ma comunque anche lui in difficoltà nel combattere le sue dipendenze, aspettando che in qualche modo arrivi appunto un'ispirazione, qualcosa che lo colpisca di nuovo e che gli faccia tornare la voglia di vivere lontano dal personaggio che si è creato e anche appunto dalle dipendenze che ha acquisito. E fondamentale in questa rinascita contro l'incubo della droga è l'autore di cui abbiamo già parlato, abbiamo già accennato, l'autore di questa musica che sentite in sottofondo, e cioè Brian Eno. Brian Eno che ottiene carta bianca dal nuovo produttore di David Bowie, Tony Visconti. E allora, se c'è una trilogia di Berlino, e poi ci troveremo alla fine della puntata anche a discutere se esista o meno davvero una trilogia di Berlino, ma non andiamo troppo avanti, intanto vediamo come nasce, c'è anche una trilogia di autori che accompagnano Bowie: Pop, Eno e Visconti, ognuno con qualcosa di diverso. Iggy Pop con la sua vitalità, Tony Visconti con diciamo la direzione che riesce a dare a questo fenomeno quasi di nascita di New Wave, di diffusione di un culto vero e proprio di David Bowie, e Brian Eno con una procedura di registrazione che passerà alla storia. Matteo, non so se vuoi spiegare la tecnica, diciamo, queste strategie oblique utilizzate da Brian Eno, che è qualcosa che senza dubbio in un Bowie perso, già con molto fascino per tutto ciò che è strambo e fuori dall'ordinario, poteva sicuramente dare una bella spinta. Assolutamente sì, nel 1975 Brian Eno crea insieme a un altro artista britannico che è Peter Smith questa tecnica delle 124 carte delle strategie oblique, il cui nome già confonde un po', se vogliamo. È lungo come un album. E in cui appunto ci sono queste carte che sono bianche da un lato e nere dall'altro, nelle quali ci sono degli aforismi molto criptici. Semplicemente venivano estratte completamente a caso le carte dal mazzo, e in base a come venivano estratte si cercava di creare un'atmosfera anche con i sintetizzatori o con i testi delle canzoni, appunto, che cercasse di far uscire l'artista dalla comfort zone, sia dal punto di vista lirico sia soprattutto dal punto di vista musicale. Brian Eno concentra principalmente la sua produzione sulla parte più prettamente musicale e atmosferica delle canzoni. Lo sentiamo in particolare in questo album nella parte strumentale, che è tutta la seconda metà dell'album, e
Basti pensare ad esempio alla canzone dedicata a Varsavia, che è molto importante ed è stata ispirazione anche di band famosissime come Joy Division, che appunto ai tempi si chiamavano Varsav all'inizio della loro carriera, proprio in onore di questo brano. Infatti Matteo, guarda, ci ascoltiamo 10 secondi di cori. Assolutamente sì. Ecco, come avete, esatto, come avete potuto notare, ci sono delle atmosfere che certamente non hanno niente a che fare con il pop a cui ci aveva abituato David Bowie, il glam rock di Ziggy Stardust. Sono ambienti totalmente diversi. Tant'è vero che Davide non furono esattamente recepiti bene dalla critica immediatamente, infatti l'album fu praticamente massacrato dai media ai tempi. Nonostante questo, il pubblico apprezzò molto questo nuovo Bowie più sincero magari con i propri fan, tant'è vero che l'album raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e comunque effettivamente ebbe un successo strepitoso sia in Gran Bretagna ma anche in tutto il mondo. Abbiamo notato insomma in questo piccolo estratto della canzone che parla di Varsavia suoni un po' ripetitivi, se vogliamo, che è un po' il tema della prossima canzone che lanciamo, che si chiama Always Crashing in the Same Car, che vi facciamo ascoltare e poi dopo ne parliamo.
Ok, allora, questa canzone, anche in questo caso, abbiamo un doppio significato del testo. In particolare c'è sia un significato nascosto sia un significato più evidente. Effettivamente David Bowie in quel periodo girovagava con la sua auto per Berlino, ma anche per tutte le altre città che frequenta in quel periodo. La maggior parte del disco in realtà è stata registrata in Francia, in effetti. Ovviamente compagno di viaggio costante è Iggy Pop, che tra l'altro tramite appunto questi giri in auto, ispirandosi appunto a questo periodo, comporrà anche probabilmente la sua canzone più famosa, che è The Passenger. Proprio ecco, oltre a questo effettivo significato evidente, c'è la parte nascosta, se vogliamo, in cui David Bowie va a sbattere con la sua auto, costantemente contro la stessa auto, di nuovo, che è una metafora per come lui ricadesse costantemente in tentazione attraverso le sue dipendenze, quindi in particolare con la droga. E tra l'altro si racconta di una notte di follia effettivamente in cui David Bowie girava con Iggy Pop in macchina, e effettivamente in 5 minuti lui andava quasi volutamente a sbattere contro le auto mentre guidava, gridando che in realtà volesse sbattere velocemente contro un muro per farla finita. Quella serata fortunatamente si è conclusa con i due che sono collassati in auto e grazie sono svegliati al cielo, diciamo. Diciamo grazie al cielo, si sono svegliati il giorno dopo tutti tranquilli e sereni. Però ecco, in ogni caso anche l'atmosfera che la canzone crea dà un po' il senso di pesantezza e di oppressione che Bowie prova in quel periodo. Sì, e questo, diciamo, il lo sbattere sempre contro la stessa macchina rappresenta in pieno non solo il muro, chiamiamolo ideale, contro quale il muro della dipendenza, ma anche un muro vero e proprio, è protagonista di questa nostra storia e ci porta nel vero album cuore di questa trilogia di Berlino, perché prima giustamente ricordava Matteo, Low è un disco che vive a Berlino ma che è stato registrato principalmente in Francia. Invece Heroes, che è il secondo titolo della trilogia, il secondo album di cui vi andiamo a parlare, probabilmente il più celebre anche per la sua title track, che è forse la canzone più famosa di David Bowie e una delle canzoni più famose del pop e del rock in generale. Questo album viene registrato interamente a Berlino nei cosiddetti studi Hansa by the Wall, cioè ci sono questi studi di registrazione che si trovano esattamente con la finestra di fronte al muro di Berlino. Questo è qualcosa che influenza moltissimo Bowie, è come se ci fosse un passaggio dialettico tra i muri interiori personali, singoli, del privato, delle dipendenze private, dell'amore privato che finisce, e invece uno spirito di appartenenza alla città, a quella metà di città ovest che viveva dall'altra parte del muro, che era separata dall'est, il simbolo della guerra fredda, il simbolo di una cultura che prova in ogni modo a riemergere dalle differenze. E Berlino è il centro multiculturale dell'Europa per eccellenza, lo è ancora oggi, e questo nel disco che adesso passo subito la palla a Matteo per raccontarcelo un po' meglio, però queste influenze non solo dell'elettronica, non solo del lavoro, delle strategie oblique di queste carte della strana produzione di Brian Eno, ma ci sono proprio influenze che vengono da ogni parte del mondo. Assolutamente sì, e in particolare appunto, come dicevi poco fa, la natura cosmopolita di Berlino aiuta Bowie ad esplorare nuovi orizzonti, nuove culture. In particolare molto forte in questo album e anche nel successivo poi Lodger è la cultura giapponese. In particolare anche in questo album si fa uso del koto, che è uno strumento tipico giapponese,
che possiamo ascoltare in questo album, sia all'interno della strumentale Moss Garden, che probabilmente è la strumentale più immersiva tra quelle presenti sia in Low che in Heroes, e anche nella canzone che poi chiude questo album, che è The Secret Life of Arabia. Oltre a questo, possiamo ascoltare nella canzone Blackout una frase in cui proprio David Bowie dice di essere sotto l'influenza giapponese. Questo è anche in questo caso ha un doppio significato, sia appunto quello di cui vi parlavo poco fa, ma riprende anche il tema della separazione con la moglie Angela, in quanto si sente attaccato David Bowie in questo periodo anche dai media, da quel punto di vista, dal punto di vista del mero gossip, e questo lo fa sentire come se perdesse un po' di onore e di rispetto, come che è un tema molto importante comunque anche nella cultura giapponese. Oltre a questo, però, è un album anche un po' di ripresa, questo, secondo me. David Bowie sta iniziando a disintossicarsi, comunque sta sicuramente molto meglio, e lo possiamo sentire proprio nella title track che, di cui vi parlava anche Davide prima, che forse è una delle poche canzoni positive, se vogliamo, dei due album, dei primi due album della trilogia. È una canzone che parla effettivamente d'amore, parla di Bowie che spia Tony Visconti, quindi il produttore di cui accennavamo prima, e in particolare lui lo vede insieme a una delle cantanti di supporto dell'album e poi del tour mondiale che partirà di lì a breve, li vede insieme che si baciano su una panchina che è sotto una delle torri di guardia del muro di Berlino, e si interroga su come mai tra tutti i posti di una città comunque meravigliosa, seppur divisa all'epoca, avessero scelto proprio quel posto, e soprattutto è meravigliato da questa immagine di un amore che vince di fronte alla freddezza comunque del periodo storico, ma anche del posto dove si trovano. Though nothing will keep us.
da. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Che non si capisce quanto sia melodrammatico in questi suoi finali, oppure quanto sia in realtà in una disperazione vera e propria che abbiamo visto nel precedente album. Però questo, diciamolo, è un inno all'amore, è un inno alla vita, e diventa il simbolo della parte di Berlino che prova a resistere, diventerà anche poi uno degli inni 10 e più anni, 12 anni dopo, quando ci sarà la caduta del muro di Berlino. Quindi Matteo, diamo anche un po' una spiegazione di quello che è il titolo, e credo anche quelle adesso, proprio ascoltandola in diretta mentre passavamo il brano, le parti di chitarra all'inizio ricordano anche un po' le sirene delle torri di avvistamento delle zone di frontiera, del filo spinato sotto al quale Bowie vede questi due amanti. Assolutamente sì, e questi due amanti sono appunto gli eroi che vengono descritti nella canzone e nel titolo appunto della traccia. Eroi che appunto, come dicevi tu, resistono in qualche modo alla disperazione che c'è intorno, alla freddezza della città, e che tramite l'amore, anche se just for one day, come dice lui nel ritornello, anche solo per un giorno, comunque trovano il coraggio, la forza di amarsi e di
avere dei sentimenti così forti anche in un contesto così difficile, ecco. E... bene, andiamo avanti. E, a questo punto, in realtà, tra il secondo album, Heroes, della trilogia, e il terzo, Lodger, del 1979, passa un anno. Ricordiamo, Low e Heroes sono entrambi del 1977. Low, ovviamente, cominciato a scrivere nel 76, poi pubblicato a inizio 77, e poi nella maturità dell'anno esce fuori Heroes. Il 78 vede Bowie impegnato in un tour mondiale che lo vede toccare davvero ogni parte del globo, e questa è la prima volta, secondo i racconti anche dei musicisti che accompagnano David Bowie, la prima volta in 5 anni che Bowie sale cosciente di sé sul palco. Ha delle esibizioni che sono come sempre impeccabili, ma questa volta non è proprio, come dice una delle fonti, anestetizzato da dosi enormi di cocaina che gli avevano fatto dimenticare totalmente una fase della propria vita. Tra l'altro leggevo, questo piccolo inciso Matteo, leggevo una vecchia intervista di una decina d'anni fa di Billy Joe Armstrong, il chitarrista, cantante, frontman dei Green Day, che racconta di aver totalmente dimenticato tutte le sessioni di registrazione degli album 1, 2 e 3. Diciamo ben 3 album, di dimenticarseli fa capire quanto ci fosse bisogno poi della rehab e della... diciamo di una forma di ripartenza da parte di questi artisti che vengono coinvolti non solo nella fase di scrittura, ma anche nella fase soprattutto di musica live, di concerti, nel momento in cui c'è bisogno, no, di qualcosa che ti risue, di qualcosa che dia sempre l'adrenalina, ma poi in realtà si sta lì imbambolati a perdersi la vita che passa. Invece Bowie nello stage, nel palco, e proprio stage sarà il titolo di questa raccolta live del tour del 1978, Bowie è totalmente presente a sé, e durante il tour comincia la scrittura dell'album successivo di Lodger, che in realtà è proprio il punto di partenza della trilogia di Berlino, perché diciamo, non so Matteo se vuoi continuare tu, però diciamo Bowie è solo a partire dalla promozione di questo album che dice: no, i 2 album che avete sentito fino a questo momento, Low e Heroes, sono il capitolo 1 e 2 di una trilogia che ruota tutto intorno alla città di Berlino, cosa che invece all'uscita dei 2 album precedenti non si era detta. Esatto, Davide, ed è veramente strano il fatto che Bowie si pronunci in questo modo sugli altri 2 album proprio in questo momento, perché effettivamente Lodger come album è quello musicalmente più distaccato rispetto agli altri 2. Basti pensare anche al fatto che non ci sono tracce strumentali in questo ultimo album della trilogia. Tutta la parte minimalista e ambient che caratterizzava comunque Low e Heroes viene praticamente eliminata, e si parte di nuovo con le influenze New Wave, che saranno anche importanti comunque per i gruppi a venire, e soprattutto c'è quasi un ritorno al passato di Bowie, nel senso che le canzoni riprendono un po' la struttura che lui utilizzava negli album precedenti a Low, o comunque alla trilogia di Berlino. In particolare lo possiamo vedere, no? Anche sia nella struttura sia anche nel testo, soprattutto di Boys Keep Swinging, che è la prossima canzone che ascoltiamo, in cui di nuovo viene utilizzata la tecnica delle strategie oblique. In particolare in questo brano notiamo come tutti gli artisti coinvolti nella produzione si scambino gli strumenti per creare appunto questa canzone. Sì, e prima di andare ad ascoltare, diciamo, vi lanciamo qualche suggerimento sul testo, perché come giustamente notavamo prima di andare in onda, io non mi ero soffermato molto sul testo. Matteo,
Bravo, sì. Effettivamente è un testo che si discosta totalmente dall'introspezione che abbiamo visto soprattutto nel primo capitolo della trilogia. Si torna ad un personaggio anche esteticamente. David Bowie torna ad assomigliare al se stesso di Station to Station, assomigliare al se stesso nel personaggio, nelle vesti del sottile Duca Bianco. Però questa Assolutamente volta. sì. Parla proprio della bellezza di essere un giovane ragazzo, come se tornasse indietro nel tempo, in qualche modo. Parla delle cose belle di quel momento della sua vita, quindi avere appunto una ragazza, essere ammirato dagli altri ragazzi, ricevere attenzioni. Comunque, chiaramente David Bowie, nel periodo più giovane della sua vita, ha avuto un'esplosione totale, dal punto di vista appunto del suo personaggio ed è comunque diventare uno dei musicisti più famosi del mondo, ma anche temi veramente particolari, comunque, soprattutto considerando gli album precedenti. Lui ritiene una cosa bellissima dell'essere ragazzi, indossare un uniforme, quindi il dire noi possiamo andare in guerra, c'è anche un'esaltazione della mascolinità in qualche modo, Sì, che anzi, era. quasi si dice le ragazze, la cosa che piace alle ragazze è proprio vederci in uniforme, che è una cosa che mi aspetto sicuramente non da Ziggy Stardust, questo alieno androgino omosessuale che arriva dalle stelle, ma mi aspetto più dal Duca Bianco accusato spesse volte, no? Di atteggiamenti quasi di strizzare l'occhio al fascismo e a quel mondo di ideologia lì. Assolutamente sì, assolutamente sì. E direi andiamo a ascoltare il pezzo, Davide. Sì, ce lo andiamo ad ascoltare e poi andiamo a tirare le somme di questa trilogia con una musicalità totalmente diversa da quella che abbiamo ascoltato fino adesso. When you're a boy,
Bene, l'atmosfera di questo brano, ma anche di altri brani, non so, Matteo, ti lancio subito una provocazione, un pezzo come DJ, che poi avrà una grande eco, non solo a livello musicale, ma anche prima parlavamo di un brano tratto dal libro di Morgan, questa autobiografia di Morgan del 2015, quando, diciamo, questo cantante era al massimo della sua fama come giudice di X Factor, e Morgan raccontava proprio che sua madre gli faceva ascoltare Loger e DJ, che è uno dei brani tratti dall'album, poi diventerà la chiarissima ispirazione, non voglio dire plagio, non voglio, diciamo, influenza di base di un brano molto celebre dei Blue Vertigo, la band di Morgan, e cioè Sono come suono. E anche perché proprio lo stesso ritornello, no, di David Bowie dice: io sono il DJ e sono quello che suono. Quest'album non avrà in realtà un grande successo a livello critico, anzi la critica lo considera il minore tra gli album. Il nostro giudizio non è così severo in realtà, anzi è un disco che ci piace, però effettivamente c'è un distacco dal mondo precedente. E anche... no, vai Matteo, dimmi se volevi aggiungere qualcosa. Sì, diciamo pure che probabilmente la critica si era in qualche modo abituata all'impegno e alla ricerca sonora del Bowie di Heroes e di Low, e questo è un album decisamente più semplice a livello musicale, è molto più immediato, molto più denso se vogliamo, si vede che siamo per arrivare negli anni Ottanta, e senza dubbio questo ha lasciato di nuovo un po' spiazzati la critica, ma David Bowie lo conosciamo, e la cosa meravigliosa di questo artista è che comunque cambia forma costantemente, appunto Ziggy Stardust, il Duca Bianco, questo periodo, anche quello successivo in cui lui è davvero un'icona se vogliamo. Diciamo che la sua carriera è stata veramente incredibile, tra alti e bassi, è sempre riuscito comunque a crearsi una nuova identità. Sì, e ad anticipare poi i suoni che sarebbero stati di moda. Abbiamo parlato prima della New Wave, che arriverà anche in Italia in modo preponderante. A me viene in mente uno dei miei autori italiani preferiti, che è Franco Battiato. In questi anni qui, Battiato realizza il primo album italiano completamente scritto e suonato al computer, che è una cosa che negli anni 70, no? Siamo a fine anni 70, primi anni 80, siamo fuori di testa, praticamente avanguardia pura, anche perché i suoni non sono certamente quelli, non c'era GarageBand, ecco, mettiamola così, non erano proprio quelli i suoni. Quindi anche questo effetto Bowie arriva anche ad artisti più insospettabili, a musicisti che si discostano moltissimo dallo stile musicale di Bowie. Siamo alla fine degli anni 70, iniziano gli anni 80, è un altro mondo. Noi nella prima puntata venivamo da Los Angeles, e proprio da Los Angeles, capitale della droga, della cocaina, che aveva assorbito David Bowie, Bowie fugge e si rifugia a Berlino, ma non bisogna trarre un inganno da questa storia, cioè Bowie evidentemente è legatissimo a Berlino, la rinascita di Bowie e la rinascita anche di un vero e proprio genere musicale, così come abbiamo detto fino a questo momento, è legato al passaggio di Bowie a Berlino. Ma Bowie non vuole rimanere a Berlino, non è mai nei piani di Bowie quello di rimanere a Berlino, e infatti già nel 1980 la collaborazione con Brian Eno si interrompe, Bowie si trasferisce di nuovo in America, questa volta nella costa est, a New York, per cominciare, voltare pagina e cominciare un nuovo paragrafo della sua carriera musicale, ma quella di Berlino rimane una pietra miliare, non solo per la sua carriera, ma per la musica rock, pop, d'avanguardia in generale. Quello che rimane è, come giustamente evidenziavi tu, Matteo,
la serie infinita di trasformazioni di Bowie, artista davvero poliedrico che non ha mai seguito le mode, anzi, le ha sempre lanciate, è sempre stato in contrapposizione quasi. Perché qui lancio anche un gancio per le puntate che verranno poi a seguire, in un periodo come quello del 1977-79, questo biennio d'oro della musica, soprattutto inglese, in cui le chitarre si limitavano a suonare i power chords, i cantanti non sapevano cantare e nasceva tra spille, borchie e pantaloni strappati il punk, i Sex Pistols, i Clash, i Ramones dall'altra parte dell'oceano. Bowie andava a fare qualcosa di molto complesso come quello che abbiamo ascoltato fino a questo momento. E poi adesso queste sfumature quasi dance che riveleranno i sintetizzatori e tutto quello che Bowie aveva predetto nella sua trilogia di Berlino, che poi diventerà il grande successo delle band degli anni 80 e della musica dance ed elettronica degli anni 80. Insomma, limitare Bowie al solo Berlino e limitare Berlino al solo Bowie, perché il discorso vale anche al contrario, sarebbe limitante. Però è bello prendere questo cristallo, questi 3 anni, cristallizzarli, guardarli da vicino con attenzione e capire che se non ci fossero stati avremmo perso moltissimo della musica che ci piace tanto. E se non ci fosse stata anche la crisi di Bowie, e qui io concludo e ti lascio libero Matteo, e quella folle viaggio in automobile insieme a Iggy Pop, non ci sarebbe anche uno degli album che più ci piacciono al mondo, cioè Last for Life di Iggy Pop, e una delle canzoni che ci piace di più. Assolutamente sì, e direi infatti di lasciare i nostri ascoltatori con un pezzo iconico, The Passenger, sperando che siano stati passeggeri del nostro podcast fino adesso e che gli sia piaciuto. The city's ripped back sides.
passenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside.